quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Allora, signori e signori, buon pomeriggio, benvenuti all'ottava edizione della mostra cinefila Un giorno a quattro zampe. Ce lo facciamo un bel applauso? Grazie di essere qui con noi questo pomeriggio nonostante il caldo, già solo per questo meritate un applauso solo voi. E rifacciamolo l'altro, facciamolo forte, facciamolo per voi e per i vostri cagnolini. Forse si sente un bel rimbombo, vero? Sì? Abbassiamo un po'. Allora, dicevo poco fa che siamo giunti all'ottava edizione della mostra cinofila Un giorno a quattro zampe, organizzato dalla Proloco Rossano, una mostra che dura da ben 8 anni, 8 anni di successi, 8 anni passati sotto il sole per cercare di promuovere quella che è la cultura cinofila. So che molti di voi siete appassionati di cani, tenete molto al vostro amico a quattro zampe, e appunto stasera partecipare a questa mostra non significa partecipare ad una gara in cui bisogna necessariamente vincere, oppure bisogna rispettare determinati standard di razza o di comportamento del cane. Stasera i cani verranno giudicati a tutto tondo per la loro simpatia, per il loro per la loro bellezza. Io vi ricordo che dovete fare questo percorso, i cani saranno selezionati in categorie di là, dalla parte dietro, partiranno sul percorso, saliranno sulla nostra pedana e verranno giudicati dalla giuria. Stasera premieremo le categorie di miglior meticcio, miglior cucciolo, miglior taglia piccola, miglior taglia media e miglior taglia grande, quindi ne avremo per tutti i gusti. Abbiamo dei cani così piccoli che stanno in una mano e dei cani quasi giganti, non so se avete avuto modo di vederli poco fa, ma sono meravigliosi. Allora, la serata di stasera, dicevo, è giunta all'ottava edizione grazie alla perseveranza della Proloco Rossano La Bizantina, presieduta da Federico Smur, per cui io propongo per la Proloco e per tutti i volontari anche questa volta un forte applauso. Fatemi sentire che ci siete, pubblico dell'anfiteatro. Siamo un pochi, però dobbiamo farci sentire forte, ma veramente forte, su, ancora, ancora. Grazie. Allora, dicevo che l'impegno parte dalla Proloco Rossano, dei volontari, a Federico Svur, il presidente, ma poi grazie anche agli altri soci, ad Anna De Caprio, a Manuel Caruso, a Gino Zangar, per Sosimo che è qui con noi in giuria, a tutto il direttivo che, grazie al quale riusciamo a fare queste belle manifestazioni. E preziosa inoltre è stata la collaborazione con altre associazioni, in particolar modo, e qui vi chiedo un applauso per ogni associazione, un applauso e un grazie all'associazione Cinotecnica Il Melograno, che questa sera è qui con noi con il presidente e con la sua addestratrice per fare una manifestazione. Un applauso inoltre al nostro sponsor tecnico, la Trainer, che fornirà ai vostri amici a quattro zampe e quattro zampe dei simpaticissimi gadget. Poi avremmo dovuto avere l'unità cinofila della Guardia di Finanza. Eravamo pronti per farvi vedere una vera e propria esibizione dei cani antidroga. Dovevano essere qui con noi ben 2 pastori tedeschi. Avevamo quasi tutto pronto, solo che purtroppo hanno ricevuto una chiamata, forse una segnalazione per lavoro, in fondo sono cani, però sono pur sempre uomini di Stato che devono intervenire, e purtroppo non sono qui con noi, forse staranno sventando qualche traffico di stupefacenti, non lo so, però noi li ringraziamo e gli facciamo comunque un grosso applauso, perché
per questi 7 anni che abbiamo fatto la mostra sono sempre stati qui presenti, quindi penso che un anno possiamo concedergli una vacanza. Poi abbiamo il Centro Sportivo Italiano, l'Associazione AMCAS Rossano, la Tipografia Grafo, Sud Lampano Rossano Polizia, l'AVO, Fotostudio Carnevale, Davide Esposito Veterinario, Atena Cartolibreria, AR Service e un'associazione Un Cuore a Quattro Zampe. Abbiamo anche avuto degli sponsor che più tardi vi elencherò. Come dicevo, sarà premiato il miglior cucciolo, il miglior piccolo, il miglior taglia media e il miglior taglia grande. Adesso io vi chiedo un applauso forte per una... Ah, lo fate senza dire per cosa? Allora, un applauso forte per la Baraonda di Gennaro Magno. Non so se qualcuno di voi l'ha mai sentita nominare. La conoscete? No, forse siete tutti persone in vacanza. La Baraonda di Gennaro Magno è un gruppo di cabarettisti. Un gruppo di cabarettisti che cerca di portare nome di una persona che purtroppo è scomparsa, Gennaro Magno, che era un grande comico rossanese. Qui abbiamo con noi il nipote Emanuele, che più avanti cercherà di animare la situazione e di farvi ridere, far ridere con un cane, perché anche Emanuele stasera partecipa con un cane, che è un cane molto particolare. Infatti secondo me forse vincerà lui. Molto grande, è un cane grandissimo, però dopo lo vedremo. Allora, grazie Emanuele, ci vediamo più tardi. Allora, saluto tutti gli amici che sono nel pubblico. Un saluto particolare va a Gino della Coldiretti, che lo vedo qui con noi, benvenuto. E io vi do ufficialmente il via al nostro show spettacolo, perché il nostro non è semplicemente una gara cinofila di quelle a cui siete abituati a partecipare, ma è proprio spettacolo a quattro zampe. Allora, parlavo poc'anzi dell'associazione Il Melograno e chiamo qui vicino a me il presidente Melograno, Giancarlo Scardino. Prego, benvenuto Giancarlo. Ma mi sentite? Sì, perché ogni tanto sì, se ne va. Allora, Giancarlo, benvenuto, sono 8 anni buonasera. Che siamo... Quest'anno so che hai preparato un programma molto particolare. Sì, abbiamo un po' voluto cambiare, nel senso che questa sera non faremo la solita esibizione che abbiamo fatto negli anni precedenti, ma vogliamo fare una presentazione di una razza in particolare, che è il Rottweiler, Rottweiler, e poi faremo una esibizione di Rally Obedien, ok? Con Maria Letizia Zagarese. Ok, io ti lascio il palco, Giancarlo, perché so che vi autogestite. Sì, quindi certo. Io vi saluto, ci vediamo fra poco e vi lascio grazie. Con Giancarlo dell'Associazione Cinotecnica Il Melograno di Sibari. Grazie. Allora, facciamo entrare i cuccioli. I cuccioli di Rottweiler possono salire sul palco e iniziamo a dare una piccola idea di quello che è il Rottweiler. Rottweiler, partiamo dalla parola Rottweiler con W. Rottweiler è un cane musicale, non è il Rottweiler. Poi c'è il Rottweiler non esiste, è un cane che quando dorme russa, ok? Perché sto dicendo queste cose? Perché Rottweiler molte volte l'hanno alla parola, viene confusa e la razza viene chiamata in tanti modi diversi, simpatici ma che non sono quelli giusti. Vi presentiamo la prima cagnetta, che è Nikita. Nikita è una cagna di 5 mesi, è una gran bella cagna, si presenta bene. Se voi vedete, che cos'è che dobbiamo notare quando guardiamo un Rottweiler? Sicuramente dobbiamo guardare l'aspetto generale. Quando guardiamo un Rottweiler deve esprimere potenza, deve esprimere oltre che bellezza, l'aspetto suo è un aspetto imponente, quindi deve dare l'impressione di una forte potenza. Chiaramente questi sono dei cuccioli. In seguito vi farò vedere
un cane adulto e lì possiamo vedere meglio quello che vi sto dicendo. Allora, dicevamo, lei è Nikita, lei invece è Oksana. Oksana è una cagnetta sempre dello stesso allevamento, di linee di sangue diverse. Perché Rottweiler? Perché questa razza nasce in Germania, in una città chiamata proprio Rottweiler. La storia ci dice che praticamente a seguito delle legioni romane venivano i loro cani. Arrivati in questo posto, in Rottweiler, i loro cani si incrociarono con cani del posto e nacque questa razza. La razza Rottweiler dei macellai cosiddetta, perché veniva utilizzata proprio dai macellai, cioè quando loro andavano per le strade delle loro campagne usavano legare sotto la gola del cane il portamonete per evitare che fosse rubato dai briganti, proprio perché loro difendevano molto bene quello che era i beni del proprietario. Il Rottweiler è un cane particolare, è un cane che ha un carattere abbastanza preciso e in alcuni casi dominante, e quindi ha bisogno di una corretta educazione, deve essere educato correttamente, perché altrimenti potremmo avere qualche piccolo problema. E i mass media purtroppo, oramai è diventata, adesso sta passando un po' per fortuna, però era diventata una moda, qualsiasi cane che fosse mossicatore veniva additato Rottweiler. Perché? Perché faceva notizia. Insomma, non era assolutamente un Rottweiler, poteva essere un meticcio, l'importante è che era nero. Se era nero era Rottweiler, non c'era dubbio. Non è così, non sono cani killer, sono dei cani che, se vengono addestrati e vengono educati in maniera corretta, sono dei buoni cani. Certo, hanno il loro carattere, sono forti, sono cani da guardia e da difesa, e quindi vanno gestiti nella maniera corretta. Ok, detto questo, che cosa vorrei dire? Vorrei farvi notare il tipo di testa. Guardate la testa di questi due cagnetti, poi lo vedrete meglio sul soggetto adulto. Vedete che ha una testa imponente, non è una testa brachicefala, cioè i diametri trasversali sono molto sviluppati. Ha un buon salto naso-fronte, quello che noi chiamiamo stop, che è questo, è abbastanza pronunciato, senza comunque scadere in eccessi e in ipertipo, perché quando le razze vanno verso l'ipertipo non sono più da prendere in considerazione. Bene, a questo punto io farei una cosa, farei uscire i cuccioli e andrei a prendere il soggetto adulto, lo piazziamo qui e così ne parliamo un po'. Nel frattempo che io vado a prendere il cane, passo la parola alla nostra cara amica, e che lei un attimo solo. Prima io, però hanno sempre un po' di paura, tra virgolette. Allora, io vi do il benvenuto alla nostra giuria. La nostra giuria è fatta da persone appassionate di cani e anche competenti in materia. Adesso vi vado a presentare subito. Oh, scusate, ma ho un po' di problemi. Mi prendo questo. Bello della diretta. Allora, do il benvenuto al presidente della giuria, Saverio Cersosimo, che è, tra l'altro, è il vicepresidente della Proloco Rossano La Bizantina. Un altro caloroso benvenuto va a Michele Scarcella, un altro membro della giuria, a Giovanni Panebianco, a Serafino De Luca, a Pasquale Cersosimo. E quest'anno, per la prima volta, almeno credo, nella storia della Proloco, della manifestazione cinofila, abbiamo anche una giurata donna. L'applauso va doppio, perché non è vero che le donne non possono anche stare in una giuria. Si chiama Marilena Piccolo e giudicherà insieme ai nostri amici i vostri cani in gara. Un altro ringraziamento particolare va all'amministrazione comunale, qui rappresentata dall'avvocato Rodolfo Alfieri, per quale propongo un applauso calorosissimo.
Un grazie a Rodolfo per essere qui con noi stasera, un grazie all'assessore al turismo Guglielmo Caputo per aver inserito la nostra manifestazione nella 22esima programmazione socioculturale dell'assessorato al turismo dell'Estate Rossanese. Allora, se il programma è pronto io torno. Allora, grazie, ritorniamo la parola a Giancarlo. Ti serve il microfono? Allora, vi parlavo prima del soggetto adulto, è una femmina di 5 anni che proviene dalla Germania, è da noi da poco, da circa un anno. La cagna si chiama Ska von Malbergraben e ha linee completamente tedesche. Se guardate l'aspetto, era quello che dicevamo prima, no? Mostra imponenza, mostra forza, ha una testa con dei diametri trasversali per essere femmina anche abbastanza sviluppata, ha un buon angolo anteriore, un buon angolo posteriore e una buona schiena. Questo è un esemplare di Rottweiler, diciamo che è una cagna che è in tipo, ha partecipato a varie gare in Germania e anche in Italia. Quest'anno è stata portata, ha fatto lo ZTP che è una prova di selezione e l'ha superata ed è stata presentata al campionato sociale italiano quest'anno e ha ottenuto la qualifica di eccellente. Vedete, la cagna è preparata per questo tipo di attività, infatti è in posa, sembra una fotomodella, ma in realtà deve assumere questa posizione per poter essere giudicata poi dai giudici, perché il giudice deve poter valutare le sue qualità morfologiche, oltre che di movimento. Qui in questo caso noi il movimento non lo possiamo fare perché siamo in un ambito troppo stretto, possiamo solo valutare quelle che sono le sue caratteristiche morfologiche. Grazie, grazie. Continuiamo con l'esibizione di un'altra addestratrice, lei si chiama Maria Letizia Zagarese e si preparerà, qua infatti è stato già allestito il percorso, in una disciplina che viene definita obedience, il cane cioè dovrà capire, mi spiegava prima Letizia, cosa in base a quello che c'è scritto sul cartello, il comando che deve eseguire. Allora, se Letizia è pronta? Stanno portando i cani. Allora, io intanto ne approfitto per ringraziare Telea 57, la TV della Sibaritide, che sul canale 74 sta riprendendo integralmente la nostra manifestazione. Nei prossimi giorni la potrete vedere sul canale 74. Un grazie particolare va a tutta la redazione di Telea 57, a Sandra, a Cesare, ad Angela e a Giorgio che ci riprende lì nonostante il sole. Grazie per seguirci ogni volta che la Proloco organizza qualche evento. E poi i video saranno caricati su YouTube, sul nostro sito prolocorossano.it, quindi potrete vedere la performance del vostro amico a quattro zampe anche online. Inoltre, a proposito di online, di Facebook, sapete perfettamente che esiste il concorso Un Flash a quattro zampe. Sapete cos'è un flash a quattro zampe? Sì e no. Allora, tutti i cani che parteciperanno stasera verranno fotografati dal nostro fotografo ufficiale, Tony, Fotostudio Carnevale, per cui propongo anche un applauso, visto che oramai ho preso l'abitudine di farvi battere le mani. Fotostudio Carnevale, in via Margherita, fotograferà il vostro cane. Le fotografie saranno caricate su Facebook, sulla pagina ufficiale Proloco Rossano la Bizantina. Il cucciolo, il cane che prenderà più mi piace, quindi dovete coinvolgere i vostri amici a cliccare, vincerà un poster gigante di 90 cm per 70 da appendere nelle vostre case, nelle vostre stanze. Dunque un bel ricordo di questa manifestazione, quindi mi raccomando, fate votare sulla nostra pagina. Allora, Letizia, sei pronta? Sì. Buonasera a tutti. Io sono un agilista, nel senso che il mio sport è quello che insegno, è l'agility.
Però l'agility ha la grande difficoltà che ha delle strutture molto grosse da portare in giro, per cui abbiamo optato per la rally obedience. La rally obedience è uno sport, perché comunque si fanno le gare, ed è stato pensato dal Xen, tra virgolette, Massimo Perla, per dare la possibilità a tutti i cani e a tutte le persone di qualsiasi grado, età ed essi siano, di mettersi in gioco con il proprio cane. Perché una persona che va al campo di addestramento per addestrare il cane è noioso, devo dire la verità, fare educazione cinofila è noioso. Se noi invece abbiniamo a un'educazione cinofila anche un minimo di agonismo, ma a molto alla buona, le persone si interessano di più. Ci sono delle regole base nella rally obedience: premiare il cane sempre. Voi vedrete là dei cartelli dove c'è scritto stop, dove nel cartello dove c'è scritto stop è obbligatorio premiare il cane. Se tu non premi il cane, prendi una penalità. Non bisogna tirare il guinzaglio, il cane può tirare, ma tu non puoi tirare così il cane. Puoi parlare col cane, lo puoi incoraggiare, puoi fargli capire le cose molto platealmente, anche con i gesti, chiaramente tutto nei primi passi di questo sport, perché poi a livelli alti chiaramente tutto questo scompare. Però è una cosa molto utile, perché lo può fare il bambino piccolo come il signore di una certa età, o come nel mio caso la signora di una certa età. Per cui vi farò vedere prima con Perla, che è un pastore belga di 12 anni, che comunque fa ancora agility, però è un po' sorda, per cui verrà molto... le parole saranno molto incisive. E lui è un meticcio calabrese, perché l'abbiamo raccolto in Calabria 4 anni fa. È un cane che si diverte moltissimo a lavorare, non è proprio tranquillo con gli altri cani, diciamo i cagnetti maschi non gli piacciono più di tanto, però è un cane che dà molto quando lavora ed è molto intelligente. La finalità di questa cosa è trovare un feeling con il proprio cane per vivere una vita più tranquilla, sia il padrone che il cane, perché non crediate, un cane che va sempre in conflitto col mondo intero non vive bene. Un cane che è sempre lì a saltare addosso, a ringhiare, ad abbaiare, o magari c'ha paura, non vive bene. Più il cane accetta quello che gli sta intorno, più vive bene. Più noi abbiamo un cane che accetta quello che gli vive intorno, più stiamo bene. E se stiamo bene noi e sta bene il cane, siamo a posto. Adesso vi farò vedere questo percorso, che è piccolino e non è niente di eccezionale, lo possono fare tutti, se poi dopo volete provare. Allora, Maria Letizia si prepara per il corso. Giancarlo e ai due cani. L'associazione, vi ricordo, è la Melograno, associazione cinotecnica di Sibari. Maria Letizia. Thank you.
applausi della Zambetta. Volete sentire il calore di tutti i bambini, il cane? Glielo diamo? Ecco la ricompensa, questo c'è il cartello stop. Bravissima Maria Letizia e il suo amico quattro zampe, eccolo che festeggia! Olè! Adesso Maria Letizia rifarà lo stesso percorso con il cane, il meticcio, che appunto era il trovatello qui in Calabria, che ha adottato con il cuore. Facciamo un applauso al nostro meticcio. Eccolo qua seduto. Aiutatemi con gli applausi, aiutatemi, senza bisogno che ve li chieda, fateli forte, quando volete, in modo spontaneo, senza bisogno di domandarli. Gli amici che sono di là, prendete posto sugli spalti che inizia a venire un po' d'ombra, così potete ammirare lo spettacolo del melograno. Forte, forte, dai, vedo la bimba laggiù, che bravissima! Allora, l'obbedienza è una disciplina cinosportiva atta a favorire una corretta relazione tra cane e conduttore, una relazione basata sulla reciproca fiducia e rispetto e sulla collaborazione. E Maria Letizia ci ha dato un bellissimo esempio stasera, complimenti, ecco che...
che lei abbraccia i suoi due amici a quattro zampe, la pallina come ricompensa. Ma c'è un intruso, chi è? C'è un cane! Ma chi è questo cane? Ma scusi, lei sta disturbando, ma questo cane che fa? Ma lo sentite, la togliamo fuori questo cane? Ah, pure tu lo sai fare, vediamo, vediamo. Ah, dagli il premio, cosa gli dai? Ma se ne vada con questa cosa, se ne vada con questo cagnaccio. Baronda, Gennaro Magno e Emanuele Magno che gli ha dato il benvenuto con le sue scenette comiche. Facciamogli un grande applauso per Emanuele. Eccolo qua. Allora Emanuele, adesso passiamo alla premiazione attraverso una targa dei nostri amici. Allora, io chiamo qui con me il presidente dell'associazione Il Melograno, Giancarlo Scardino, e l'addestratrice Maria Letizia Zagarese. Prego Giancarlo, insieme al presidente della Proloco di Rossano, perché giustamente vogliamo rendervi grazie della vostra partecipazione e di tutto quello che avete fatto. No, ma non lo possiamo vendere a Giancarlo? No! Giancarlo è proprietà privata, il Melograno oramai solo alla nostra cinofila della Proloco. Allora, Maria Letizia, sta conservando i cani. Arriva di corsa. Allora, una disciplina nuova, particolare. Bella, è una disciplina interessante perché non ha bisogno di particolari attenzioni, la possiamo fare tutti, è facile e instaura un buon rapporto con il proprio cane e questo è molto importante, soprattutto nella vita di tutti i giorni è molto importante avere un buon rapporto con il proprio cane. Grazie comunque, grazie per l'attenzione. Allora Giancarlo, Maria Letizia, non andate via perché un piccolo riconoscimento, una targa ricordo consegnata quest'anno. Abbiamo l'onore di avere l'assessore agli affari generali Rodolfo Alfieri e del presidente della Proloco. Facciamogli un grande applauso e la targa è il minimo che potevamo fare per una collaborazione che dura da 8 anni. 8 anni abbiamo fatto tanti tipi di obbedienze, di manifestazione per i cani, addirittura un anno siamo stati lì nel verde, quest'anno abbiamo scelto di fare questo percorso di obbedienze qui nella parte di cemento, però ogni anno è una nuova scoperta. Va bene, grazie Maria Letizia, grazie Giancarlo. Allora, io vi ringrazio, buonasera a tutti, grazie di essere venuti qui, nonostante il caldo, che è molto afoso. Vi prometto che l'anno prossimo la sposteremo in notturna, quindi la posticiperemo alle 21. Io vi ringrazio di vero cuore di essere partecipi, nonostante le varie difficoltà, questa splendida che stiamo portando avanti da numerosi anni, e lo facciamo perché il nostro fine è quello dell'educazione cinofila e di educare la gente a questi amici a quattro zampe che sono importanti per tutti noi. Un buon proseguimento a tutti.
Allora, io parlo con un microfono in mano e un microfono sull'orecchio per essere sicura che mi sentiate. Allora, lo show finisce adesso. Avremmo dovuto avere qui con noi l'unità cinofila della Guardia di Finanza, come vi ho detto in apertura, però purtroppo per impegni di lavoro, sicuramente stanno sventando un grande traffico antidroga, non ci sono, però un ringraziamento va comunque per la disponibilità a Giovanni De Carlo e Antonio Ingroia, che sono i due conduttori dell'unità cinofile. Un altro ringraziamento va al tenente colonnello Rocco Sergio del gruppo di Sibari e un altro ringraziamento forte va al tenente Francesco Coppola, neocomandante della compagnia di Rossano, appunto si insedierà da poco, avrebbe dovuto essere qui con noi come prima uscita pubblica, però purtroppo quando il lavoro chiama bisogna scappare. Allora, adesso iniziamo ufficialmente la parte dedicata alla mostra e alla sfilata dei vostri cagnolini. Io vi ricordo che sono ancora aperte le vendite dei biglietti, i biglietti di una riffa, costa semplicemente un euro. Cosa serve questa riffa? Serve per poter vincere o un tablet, un smart pad 7 pollici, oppure per vincere un buono sconto presso l'Arca di Noè, che appunto è il nostro partner. C'è Anna, la nostra volontaria, che non vedo perché sicuramente sarà a gestire i cagnolini, che sta vendendo i biglietti, quindi io vi invito a comprarli per partecipare all'estrazione che si farà alla fine della nostra giornata. Inoltre volevo ricordare che il nostro sponsor tecnico è la Trainer, ad ogni cagnolino saranno assegnati dei gadget ed un attestato più o meno di questa dimensione che quest'anno per la prima volta è personalizzato grazie ad una fotografia, infatti stasera vi daremo l'attestato, poi nei prossimi giorni basterà passare da Fotostudio Carnevale in Viale Margherita e ringrazio e saluto ancora una volta Toni e Alfonso Arcovio che sono qui con noi stasera e vi attaccherà sull'attestato la fotografia, dunque un attestato di ricordo di una giornata passata insieme al vostro amico a quattro zampe. Allora, come vi dicevo, stasera ci siamo divisi per categoria, abbiamo i meticci, i cuccioli, i piccoli e i grandi. Sento già che i piccoli, perché sono i più irrequieti di tutti, stanno scalpitando ed invito a stare insieme ai cani nel prato solo i conduttori del cane, quindi parenti e amici sono pregati di spostarsi sugli spalti per evitare che magari i cani si innervosiscano e creino confusione. Inoltre invito tutti gli amici che vedo lì dell'entrata ad accomodarsi sugli spalti perché piano piano il sole sta calando, quindi riusciamo anche a soffrire meno il caldo. Allora, siamo pronti? Siamo pronti per iniziare? Non vi sento convinti però. Siamo pronti? Allora, partiamo dai meticci. Allora, partiamo dalla categoria meticci. Numero 1 si chiama Duchessa, è un meticcio di 7 anni ed è condotto dalla proprietaria Roberta Leone. Facciamo un applauso ai cani mentre sfilano. Senta. Signora Presidente della giuria, chiedo ai partecipanti di sfiorare l'altro lato, perché noi il cane non lo vediamo, quindi deve andare più su. Ah, i cani devono cercare di sfilare il più possibile vicino alla striscia trainer, perché sennò non si vedono, perché noi siamo in loro, sono molto dietro. Il tavolo avremmo potuto metterlo più avanti, molto più avanti, proprio di là. Noi lo possiamo spostare anche adesso. Allora, Duchessa, un meticcio di 7 anni, condotto dalla padroncina Roberta Leone, è una femminuccia, eccola qui che arriva e si mostra. Facciamo un applauso a Duchessa che ha aperto l'ottava edizione, quindi è già un onore, magari emozionata, ha rotto il ghiaccio. Allora, Duchessa, fermati vicino alla giuria, fatti vedere dai nostri sei e dal nostro veterinario Davide Esposito. Eccola qui in posa perfetta. Allora, Roberta, non andare via perché il presidente della Prologo ti consegna una coccardina per te. Prego, vieni più avanti. Una coccardina per te, l'attestato per Duchessa e il bigliettino da visita di Fotostudio Carnevale in Viale Margherita, dove nei prossimi giorni potrai ritirare la foto da applicare sull'attestato.
Inoltre anche Duchessa, così come tutti i cani, parteciperà al concorso fotografico Un Flash a quattro zampe. Il cane che prende più mi piace sulla pagina Prologo Rossano alla Vincentina vince una gigantografia. Bene Duchessa? Vi siete visti con gli applausi? Come vi siete? Permette? Il presidente della nostra giuria, Saverio Cersosimo, vicepresidente della Prologo e membro del Centro Sportivo Italiano. Prego Saverio. Io solo dire questo, noi stasera siamo qua a fare questa manifestazione perché non intendiamo certamente promuovere, perché noi giudicheremo in base al comportamento del cane, in base al comportamento del conduttore. Non andremo a vedere certamente gli standard di razza, perché qua noi promuoviamo, la nostra intenzione è quella di promuovere il meticcio. Noi promuoviamo il cane per il cane, non perché appartiene a questa o a quella razza. Quindi chi di voi ha il cane, tratti questo animale come qualcosa di proprio, perché d'altronde è quello che sta sempre con voi, è quello che dopo averlo picchiato, e non dovete farlo mai, viene e vi lecca le mani. Questo significa che è legato a voi. Io sono del parere che nessuno di noi dovrebbe mai comprare un cucciolo per regalarlo al bambino che vuole giocare col cane. Ci sono i cuccioli di pezza, quelli dovete comprare, ma quelli vivi lasciateli stare, anche perché dovreste crescerli come crescete un bambino, perché d'altronde quello darà la vita per voi, eh? E in queste condizioni noi siamo appassionati di cane, qui principalmente siamo degli amatori del cane, noi la maggior parte di noi siamo cacciatori, abbiamo i cani, no? Bene, il cane non è è un nostro collaboratore. Per noi lavora in un modo straordinario. Molte volte noi non fa piacere la selvaggina da abbattere, ma quello che ci piace è il lavoro che fa il cane, cioè la cerca, la ferma, il condizionare. E molte volte questi cani vi segnalano, quasi quasi parlano con voi. Ecco perché dovete tenerli con un certo affetto. Quindi cercate di tenerlo, e non prendetela se stasera qualcuno di voi che pensava di vincere non vince, eh? Perché d'altronde, come dicono a Napoli, e ormai è un detto internazionale, ogni scarafone è bella a mamma sua, eh? Il mio cane è il migliore del mondo, eh? Ma non per questo io posso disprezzare gli altri. Scusateci per questo piccolo intervento, noi siamo qua per fare questo e ci auguriamo che voi recepiate questo messaggio di benevolenza verso questo animale che darebbe la vita per noi. Grazie. Grazie Saverio e grazie a tutta la giuria che vi rielenco brevemente. Allora, presidente Saverio Cersosimo, Serafino De Luca, Pasquale Cersosimo, Michele Scarcella, Giovanni Palebianco e Marilena Piccolo. Allora, un grazie particolare va di nuovo, lo faccio di nuovo perché è dovuto, a Anna e a Manu della Prologo che stanno lì in mezzo a sudare insieme ai cani. So che il compito è ingrato e quindi propongo per Anna e Manuel un applauso, perché sono loro che stanno a gestire i numeri, i cagnolini, mentre io li chiamo per sfilare. Allora, mi diceva prima Anna a proposito della riffa, e Mario, e a proposito della riffa, di alzare la mano, se qualcuno vuole acquistare i biglietti di alzare la mano, così lei arriva perché da laggiù non si rende conto. Scusi lei? Alzare la mano, dentro. Quanti biglietti vuole? Ciao. Una mano insanguinata di sangue, cos'era? Ah, il cane gli ha morso la mano, poverino, poverino. Allora, continuiamo con il numero 2. Lui si chiama, è sempre della categoria meticci, si chiama Lucky, è a 2 anni ed è condotto da Parrotta Pasqualino. Vai Lucky! Un po' di musica per Lucky. Guess it's true, I'm not good at all, I understand.
still need love, cause I'm just a man. Eccolo Lucky con Pasqualino che arriva sul palco. Fatti una... È curioso Lucky, è molto curioso. Allora Pasqualino, cerca di farlo stare fermo vicino alla giuria. Bravi, vederlo. Anche per Lucky ci sono i nostri gadget e la nostra fan per il concorso è un flash a quattro zampe. Allora Pasqualino, il gadget che ti dà Federico, eccoli là. Eccolo qua, facciamo un applauso a Lucky. Non sta fermo, è curioso, è spaventato. Lo sta. Non si deve fare la foto, Lucky. No, è timido. Ecco bene. Sadoni, l'abbiamo fatta? Ok. Zio Pasqualino, grazie al suo amico, il Raffaele Lucky. Questo mi rende felicissima, però siete giustamente tutti nella parte dove c'è ombra. Io adesso vorrei invitare tutti gli amici là che sono nel corridoio per entrare nell'anfiteatro a venire dentro, ma per un semplice motivo, perché se no potreste anche innervosire i nostri amici a quattro zampe che sono nel prato. Quindi venite all'interno, c'è tanto posto, l'ombra sta scendendo anche qui sulla sinistra. E inoltre continuo a dire, anche se sono ripetitiva, di stare insieme al cane solo il conduttore, i parenti e gli amici sugli spalti, appunto per una questione di sicurezza. Allora passiamo poco a poco alla musica che è troppo alta e andiamo al terzo cane in gara, sempre in categoria meticci, numero 33, Leo Meticcio, 2 anni, condotto da Francesca Falcone. Eccolo qua, una piccola nuvola, facciamogli un applauso. Poco di musica. Leo è l'ultimo della categoria meticci, quest'anno sono 3 in corsa per il titolo miglior meticcio. Eccolo qui che sta arrivando la padroncina Francesca Falcone. Forte, forte, tanto non si pagano gli applausi. Gli applausi sono gratis, si li offre da poco, questo me lo insegnate in quello. Allora facciamo anche a Lucky. A Lucky che si siede per... No, sono curiosi. La foto per l'attestato personalizzato e per il concorso un flash a quattro zampe. Anche per la sua padroncina c'è l'attestato con il gadget della trainer e la nostra coccardina della manifestazione, il bigliettino da visita per fotostudio Carnevale in Viale Margherita ritirare la fotografia. Allora grazie. Quest'anno Foto Studio Carnevale secondo me mi farà tante belle foto, perché quest'anno non ho sbagliato una volta il loro nome. Allora, andiamo avanti e passiamo alla seconda categoria in gara, categoria cuccioli. Primo cucciolo a gareggiare in categoria che va dai 0 agli 8 mesi è Hermes, un meticcio di 3 mesi, appunto cucciolo, di Sara Mauro Antonio, un maschietto. Facciamogli un applauso a questo baturfolo. Eccola che arriva. Io vi chiamerò all'infinito fino a quando non vi sedete. Il pubblico deve stare sugli spalti,
per questione di sicurezza, perché i cani si sentono abbastanza soffocare secondo me quando fa questa gente, deve stare solo il conduttore, tutti quei bambini lì, venite sugli specchi perché anche per una ragione di sicurezza vostra. Allora, facciamo la fotografia. Lei? Non si vede? Andiamo più indietro? Ha trovato qualcosa da mangiare, Leo? Ok, anche per Leo i gadget e l'attestato della Proeco da personalizzare poi al Fondo Studio Carnevale. I cani sono curiosi. Per il concorso la fotografia è fatta, passiamo al numero successivo. Numero 4 si chiama Eber, è un labrador femmina di 6 mesi, cucciolo, condotto da Turia Alessandro. Facciamogli un applauso a questo labrador. Il labrador è un cane di razza media, di buon temperamento, intelligente, socievole, docile e robusto. È un eccellente nuotatore, anche grazie alla palmatura delle zampe. In origine è stato utilizzato soprattutto dai cacciatori come cane da riporto. La sua indole buona e il carattere facile all'apprendimento lo rendono adatto ad essere addestrato allo svolgimento di moltissime attività, dall'assistenza ai non vedenti al soccorso in acqua alla ricerca di persone. Eccolo qua, la nostra Eder. Eder. Facciamogli un applauso a Eder. Anche per Eder e il suo padrone ci sono i gadget. È incuriosita dalla mia cartellina, forse. Così si mostra alla giuria. Boh, ti devi far vedere dalla giuria là come gli altri. Eccola qua, sarà anche il caldo che è soffocante per noi persone, figuriamoci per i nostri amici a quattro zampe. La giuria ha valutato i gadget e la fotografia per il concorso è un flash a quattro zampe. Allora, io d'ora in poi, perché iniziamo con i cani di razza, vi darò anche qualche breve cenno delle caratteristiche. Si sente la mia voce? Sì? Mi sentite? La musica, alziamo? Abbassiamo? Ok. Mentre io parlo abbassiamo, mentre il cane sfila alziamo. Perfetto, signora, non abbiamo un tecnico, qua siamo autogestiti. Grazie. Allora, un saluto particolare ad un amico, dal suo amico a quattro zampe, il cavalier Ciro Zancaro e la sua amica Sissi. Eccola là, gliela facciamo un applauso che è fuori gara, Sissi, ma è comunque meravigliosa. Benvenuta Sissi e benvenuta al cavalier Zancaro. Allora, andiamo avanti, numero 5, si chiama Smile, è una tita americana di 3 mesi, un cucciolo maschio e viene condotto da Anna Romano. La tita è un cane di taglia grande, costituzione solida, ben equilibrato, con molta sostanza e ossatura pesante. La testa è massiccia, ampia e triangolare, il muso è largo, profondo, a tartufo, estremamente intelligente, amichevole e attento, pronto, dignitoso, docile e coraggioso, molto attaccato ai componenti della propria famiglia, spesso non è tollerante nei confronti degli altri cani. Quindi io vi invito ad andare lontano dai cani, perché giustamente si innervosiscono. Allora, eccola qua. Una kitta americana, americano di 3 mesi, cucciolo. Si è mostrata alla giuria anche per la kitta Smile, ci sono i gadget. Prego Anna, dal presidente della Proloco che ti consegna tutto. I gadget dello sponsor tecnico trainer, l'attestato, la foto e la coccardina. Io vi ricordo sempre che per un altro evento sono aperte le vendite dei biglietti, solo 1 euro per vincere un tablet e un buono sconto presso l'Arca di Noè da Mario Ioele, che ringrazio per la collaborazione che ogni anno ci fornisce. Sono 8 anni che collaboriamo Proloco e Arca di Noè, però mentre parlo la musica è un po' più bassa, se no non serve.
Allora, andiamo al numero 6, si chiama Aaron, è uno spitz tedesco nano di 4 mesi, cucciolo condotto da Tavernise Vincenzo. Eccolo qui, facciamo un grande applauso a questo piccolino. Vincenzo, vai qui verso il nastro verde, se no non ti vedono. Piccolo piccolo, lo spitz nano sono cani molto affettuosi e molto amichevoli con il proprio padrone, cani allegri, gioviali, ma soprattutto riservati con gli estranei. Si tratta soprattutto di cani da compagnia, essendo molto intelligenti sono facilmente addestrabili, sono ottimi amici per i bambini, sono cani che però tendono ad ingrassare con facilità, quindi ai padroncini occhio alla dieta perché... magari assimila di più. Numero 6, piccolissimo, morbidoso, eccolo qui che si mostra alla nostra giuria, Aaron numero 6, spitz tedesco nano di 4 mesi. E anche il tifo. A proposito di tifo, signori, qui siamo come in un campo da calcio, quindi anche il dodicesimo uomo può influire sulla vittoria, quindi gli applausi, come li voglio, forti, forti, perché magari la giuria può essere anche influenzata, così come nel calcio il dodicesimo uomo è fondamentale, quindi se avete qualche preferenza battete forse forte le mani. Allora, ci siamo, state gadget per Aaron e per il suo padrone. Una fotografia dal nostro Alfonso Arcovio, che dopo la fa anche alla presentatrice che si sgola. E quindi andiamo avanti. Andiamo avanti e passiamo al numero 7, si chiama Perla, è un Siberian Husky di 2 mesi, gareggia naturalmente nella categoria cuccioli con Elisabetta Scaldaferri. Elisabetta, anche tu più in là verso il verde. L'Husky è un cane di taglia media, di lontana origine siberiana. È una razza da lavoro, anche se è diventato tra i più apprezzati cani da compagnia. Un rossello è un cane da tiro, quindi robusto e muscoloso, possiede una struttura elegante, leggera e soprattutto ben proporzionata. È allegro e giocherellone, dignitoso e orgoglioso, è gioviale ma molto socievole. È molto amico dei bambini. Eccola qui che sta arrivando. Il sole finalmente sta andando via, stiamo iniziando a respirare. Eccola qui, Perla, facciamogli un applauso con la sua padroncina Elisabetta. Stasera avremo molti Husky. Eccola che si posiziona perfettamente davanti alla giuria. Perla è già una star delle mostre cinofile. Eccola qui, occhi di ghiaccio. Senso che ha gli occhi chiari. Allora, testati gadget della trainer e la fotografia per il concorso. Allora, stiamo per concludere la categoria piccole. I cani che vinceranno naturalmente è una vittoria simbolica, infatti stasera non c'è, vi invito a non avere un agonismo particolarmente forte perché si vince sostanzialmente un riconoscimento, è giusto, vi ricordo, per stare insieme, non è una cosa per litigare. Allora, numero 8, Zeus, cane corso, 7 mesi ed è un cucciolo portato da Roberto Cervino, un cucciolone. Glielo facciamo un applauso a Zeus che è un bel cucciolone grande. Il cane corso è una razza canina molossoide, un cane rustico, vigoroso, energico e intrepido ma equilibrato, è un cane però fiero e dolce. Eccolo che si gratta giustamente. Lo incoraggiamo a Zeus, che è così grande però ha solo 11 mesi. Ecco, adesso si lascia distrarre dai bambini. È una razza di cane che ritroveremo più avanti nella categoria grande. Vi farò vedere Zeus come si trasforma dopo qualche anno. Un cane intrepido e fiero, amorevole con il suo padrone, ma diffidente nei confronti degli estranei. Quindi attenzione qua dietro, solo il conduttore, senza parenti o amici che disturbano. Numero 8, eccola qui che Zeus curiosa, si gratta. (Ride)
Ecco, Zeus, essendo magari cucciolo, forse sarà le prime vostre canine, vero? Prime, quindi ancora deve imparare a stare nel pubblico. E la giuria credo che anche da qui possa ammirarlo. Eccolo qua che si mostra la nostra giuria. Vi piace Zeus? Sì? Dovete sapere che alla nostra mostra è anche possibile fare dei matrimoni. Ho saputo che alcuni cani hanno trovato dei fratellini, hanno trovato magari altri cani da adottare, quindi la nostra mostra è stata anche in là per creare altre abbracci di familiari. Allora, grazie a Zeus, andiamo avanti e iniziamo con la categoria piccoli. Categoria piccoli. Ah, c'è di nuovo, chi sei? Cosa vuoi? Ah, c'è il cucciolo Gennaro Magno, la baraonda, cabarettista Emanuele Magno, glielo facciamo un applauso? Gareggia nella categoria cani obbrobriosi. E Peppino? Facciamo un applauso a Peppino. In questo caso la giuria siete voi. Che voto diamo a Peppino? Che voto? 10-0. Lo facciamo vincere a Peppino? No? E Peppino è un cane pericoloso, attenzione. Peppino morde. Oddio. Sì, parcheggialo. Mettilo a cavalletto. Un applauso a Gennaro Magno e Emanuele Magno della Baraonda Animazione. Dice la Anna. Allora, Pechinese è una razza di cane proveniente dall'Asia. Il suo nome italiano deriva dalla capitale della Cina, Pechino. Leggenda vuole che il Pechinese sia frutto dell'amore tra un leone e una scimmia e che fosse inoltre guardiano del dio Buddha. I Pechinesi erano considerati cani sacri e tutti si inchinavano al loro passaggio, quindi ci dobbiamo inchinare, e sono attenti guardiani, coraggiosi e non esitano ad attaccare anche i cani molto più grossi. Quindi attenzione. Eccola qui, Anna, come ti chiami? Di cognome? Era Cerrutti, ecco, perché abbiamo avuto un cambiamento, me l'hanno suggerito ma non l'avevo sentito. Facciamo un applauso a Sara Cerrutti con il suo pechinese numero 9, Paco, di 3 anni, maschietto. Intanto il numero 32, se si può avvicinare nel prato per essere messo in fila. Sara, fai camminare questo batuffolo bianco, quindi il numero 32 è pregato di mettersi in fila con gli altri cagnolini di là. Eccolo qua i gadget per Sara e per Paco. E facciamoci una bella foto per il concorso Un Flash a quattro zampe. Intanto io sento che c'è una persona qua dietro che sta macchinando qualcosa. C'è il mio disturbatore. C'è, nasconditi, che vergogna, nasconditi. Ok, il 32 è arrivato? No, il 32 è atteso alle casse. Allora, andiamo avanti con il numero 10, si chiama Rosa ed è un chihuahua bay di 2 anni, taglia piccola, la porta Francesco Dorian, è piccolissima, facciamogli un applauso perché neanche la vedo da qua. Giulia, la vedete? È minuscola, sta in mano? È un chihuahua toy, è un cane di piccole dimensioni, il nome è dovuto alla capitale dell'omonimo stato messicano. Chihuahua è in assoluto la razza più piccola al mondo, infatti la nostra Rosa è veramente minuscola. È un cane però che ha un fisico ben robusto e ben compatto, al contrario di quanto possa sembrare. È un cane forte, estremamente coraggioso e non si tira indietro
Rosa si accende a difendere il suo padrone, quindi attenti a Rosa perché è piccolina, però non perdona se qualcuno tocca il suo padroncino. Eccola qua, facciamogli un applauso a Rosa, si vede? Numero 10, un numero che copre quasi l'intera pancia. Ecco che Rosa si mostra alla giuria. Ecco, la coccardina è grande quasi quanto la testolina di Rosa. I gadget e la fotografia per il concorso. Rosa, mettiti in foto, vedi. Numero 32 intanto, numero 32 che vi dico anche il nome così può avvicinarsi. Numero 32, Tempesta di Stelle, un bassotto di 2 anni di Pitto Mairo, se si può avvicinare lì dai nostri amici della Prologo per mettersi in fila. Adesso abbassiamo un po' la musica, se no la mia voce non si sente. Allora, adesso è il momento del numero 11, lui si chiama Tyson, è un bulldog francese di 4 anni, condotto da Salvatore Cimino. Facciamogli un applauso. Il bulldog è un cane da compagnia di tipo molossoide che raggiunge un peso compreso tra gli 8 e i 14 kg. Le caratteristiche morfologiche che maggiormente lo contraddistinguono sono la struttura compatta, solida e brevilinea, la testa brachicefala con faccia corta e camussa, il naso schiacciato e le tipiche orecchie dette a pipistrello. E quello su Tyson, incoraggiamolo, incoraggiamolo perché si sta facendo distrarre dai bambini. Ah, finalmente è andato via il sole. Adesso come si sta? Bene? Certo che alle 5 è stato veramente pesante. Eccolo qui che arriva Tyson, un cucciolo, un dettaglio piccola, 4 anni, Salvatore Cimino, il conduttore. La fotografia per il concorso, facciamolo sfilare. Vi piace Tyson? Sì. Intanto il numero 32, se non è arrivato, di avvicinarsi alla grata. Tempesta di Stelle 32. Eccola Tyson che si mostra alla nostra giuria. E il presidente della Prologo, Federico Smurra, gli dà l'attestato e i gadget. Stelle a 57 riprenderà la nostra manifestazione integralmente. Voi siete rossanesi o siete in vacanza? Siamo i rossanesi, chi sono? Gridate quelli di Rossano, fatevi sentire. Chi è di Rossano? Invece quelli che sono in vacanza, quanti sono? Il turismo quest'anno a Rossano è decollato, tutti qua sono. Comunque, sia per chi è di Rossano che per chi non è di Rossano, canale 74 si prende in tutta Italia, 74 digitale terrestre, Italia 57, se no sul nostro canale YouTube Prologo Rossano. Andiamo avanti con il numero 12, Nerina, un pincher di 10 anni, taglia piccola, accompagnata dalla sua padroncina, di cui chiederò il nome tra poco, perché il nome della mamma, Carmela Porco. Facciamogli un applauso a Nerina, che secondo me è il cane più anziano di questa competizione quest'anno, 10 anni. Il pincher è una razza canina di origine tedesca, originariamente era usato come cane da caccia e per l'eliminazione degli animali nocivi, quali topi e talpe. È un cane ben costruito, e in cui sono evidenti gli incroci con altre razze, tra cui il bassotto e il piccolo levriero italiano. Eccola qui la nostra Nerina, che è il secondo anno che partecipa, quindi grazie per essere affezionati alla nostra manifestazione. Vi piace? Che bel collarino rosa! Nerina è molto chic, dovremmo istituire un premio un anno per i cani più chic. Emanuele, ti piace? Nerina con le patate,
Ottimo! A proposito di Baraonda Gela Romagno, io volevo ricordarvi un appuntamento al quale è vietato mancare, il giorno 23 agosto, sempre in questo anfiteatro che sarà completamente trasformato in un teatro a cielo aperto, ci sarà il terzo memorial per Gela Romagno, un memorial che sarà fatto di scenette comiche, gag a cura di tutta l'animazione, dunque una serata divertentissima. Intanto la nostra Renderina ritira gli attestati. Allora corriamo, dammi il microfono. Allora, vi piace il microfono? Allora andiamo avanti, giriamo la pagina. Numero 32, Tempesta di Stelle. C'è Tempesta di Stelle? Non c'è. Allora, quindi cambiamo completamente categoria perché... Allora, 13, Goku, Bulldog francese, 4 anni, taglia piccola, Giuseppe Felicetti è il conduttore. Facciamogli un applauso al nostro Bulldog. Il Bulldog è un cane, le caratteristiche morfologiche che maggiormente lo contraddistinguono sono la struttura compatta, solida e brevilinea, la testa braticefala, e per quanto possa sembrare cattivo, il Bulldog francese ha un carattere buono e dolce, soprattutto con il suo padrone, ma anche con chi non conosce e con i bambini. È inoltre molto facile da educare, quindi i cani sono molto affezionati ai padroni e ai bambini, quindi attenzione a toccare di queste due categorie. Ecco, ciao Giuseppe, ecco che arriva davanti la giuria. Goku, Bulldog francese di 4 anni, taglia piccola, condotto da Giuseppe Felicetti. Alfonso, fagli una bella foto. Anche i cani hanno caldo. Io vi ricordo che se i vostri cani vogliono bere e hanno la ciotolina, più in là c'è appunto la pompa con l'acqua per dargli da bere. Abbiamo caldo noi, figuriamoci loro. Allora, attestato e foto, e intanto si può iniziare a preparare il numero 14. Grazie Giuseppe. Numero 14, Milo, un carlino di un anno, taglia piccola, condotto da Valerio Marcuccio. Facciamo un applauso al nostro carlino. Il carlino ha un aspetto simile al Bulldog, ma è più piccolo. Una sua caratteristica è quella di emettere durante il respiro un rantolo simile ai suoni asmatici. È un cane abbastanza pigro, dorme molto ed è poco incline al mondo. Nei primi 2-3 anni di vita i maschi sono molto iperattivi, dal terzo anno in poi sono calmi e rilassati come tutti i molossidi. Un po' di musica. Eccolo qua Milo, il nostro carlino che si mostra alla giuria. Anna, ho visto che con i biglietti in giro, io vi invito ad acquistarne altri perché tra poco chiamerò un bambino a caso, il più piccolo tra di voi, per estrarre i due fortunati vincitori, ciao, che si porteranno a casa un tablet e un buono sconto presso l'Arco di Noè. Fotoricordo, e io intanto mi fa e poi si muove. Allora, andiamo avanti, numero 15, Stella, pechinese, 4 anni, taglia piccola, cocotta da... Qui ho segnato Angelo Marchese, però vedo che la padroncina è diversa. Allora, i pechinesi, come vi dicevo, è una razza di cane proveniente dall'Asia, sono attenti, guardiani, coraggiosi. Glielo facciamo un applauso a Stella? Stella è piccolina. È molto considerato un cane poco avvezzo all'esercizio fisico
rimanendo dunque adatto ad una vita in un appartamento, ama essere servito appunto data la sua origine nobile. Alla Stella, vieni, vieni, perché tutti i cani si fanno distrarre dai bambini. Ok, il 32 Tempesta di Stelle ha disertato. Eccola qui, facciamogli una... visto che c'è questo silenzio, eccola che corre. No. Eccola qui che i gadget, tutte la fotografia. E intanto può iniziare a prepararsi il numero 16. Questa volta c'è un capino di 18 mesi condotto da Maria Ottone. E facciamo un applauso a Stella. Un carlino nero che corre. Il carlino, come vi dicevo poc'anzi, è un cane solido e compatto, ben proporzionato e con una testa inconfondibile, piatta e piena di rughe. Il muso è sempre nero e perciò viene detto papusso. Per questo la sua espressione è divertente. Ha un carattere calmo, eccessivamente sensibile, leale e molto affettuoso. Anche il carlino è un cane molto pigro. Eccolo qua, poi dicono vita da cane. Facciamogli un applauso al nostro carlino. Carlino nero, poc'anzi l'abbiamo visto. Allora, Ettore è l'ultimo concorrente della categoria piccoli. Stiamo per passare alla categoria medio. Anche per Ettore e per la sua padroncina l'ha testato i gadget della Trainer e la fotografia per il concorso Flash a quattro zampe. Io vi invito a collegarvi alla pagina Facebook Prologo Rossano la Bizantina, a cliccare mi piace ed ad aiutare il vostro Beniamino a vincere. Ma categoria medio, prego, c'è un cagnolone. No. Categoria medio, passiamo avanti. Numero 17, Someone Like You Adele, Siberian Husky. No, c'è un intruso. Chi sono? Chi sono? Glielo facciamo un applauso a questi due intrusi che... Sissi non è in gara, però quello è pericoloso quello bianco. Non lo facciamo un applauso a questi due cagnacci? Che voto gli diamo a lui? A Peppino gli abbiamo dato 10, a lui che gli diamo? Quanto? 7? 16? No. Ah, eccolo, mostratevi. Mostratevi alla giuria. Due pregiati esemplari di molossi sono in via d'estinzione, ringraziando al cielo, e adesso si faranno anche la foto, però loro non sono in concorso. Eccoli qua. Grazie alla Baronda e a Sissi con il Cavalier Zangaro. Facciamogli un applauso perché stanno cercando di strapparvi un sorriso in tutti i modi. Però forse... Ma siete stanchi? Siete stanchi? Già! Allora, passiamo dalla categoria medi. Numero 17. Someone Like You Adele. Eccola qua, un bellissimo Siberian Husky di 30 mesi che corre. Condotto da Curianni, Anna. Siberian Husky è un cane di taglia media, di lontana origine siberiana, è una razza da lavoro, anche se è diventato tra i più apprezzati cani da compagnia. Pur essendo un cane da tiro, quindi è robusto, muscoloso, e possiede una struttura elegante, infatti Adele è elegantissima. Facciamogli un grande applauso perché questo è un cane che veramente fa competizione. Quindi si presta facilmente ad essere giudicato. Eccola qui, è curioso come tutti gli aschi, hanno voglia di scoprire. Anche per Adele e la padroncina Anna i gadget. Ecco che salta addosso al nostro presidente e se lo mangia, magari. E gli diamo il gadget e la foto per il concorso
classico flash a quattro zampe, che vi ricordo mette in palio a chi prende più mi piace una gigantografia di 90 cm per 70, cioè un poster grande così con il vostro cagnolone. Allora prego, grazie Adel, continuiamo nella categoria media numero 18. Nicolas, un ciao ciao di 7 anni, non c'è? Nicolas ciao ciao non c'è, allora è Giuseppina. Numero 19, taglia media, un beagle di un anno, si chiama Balù ed è condotto dalla sua padroncina Erika Turano. Eccoli qua. Il beagle è un cane molto allegro, curioso, intelligente e mai aggressivo, e affettuoso con tutti. In ogni suo movimento viene espressa la sua gioia di vivere. Pur essendo un cane dolcissimo, si possono incontrare molti problemi nell'educarlo. Può avere un carattere frettoloso, ma non è affatto un cane testardo. Alza un po' la musica. Si attaccano molto al padrone, seguendolo continuamente in ogni sua attività, tanto da essere definiti cani ombra. Proprio a causa di questo attaccamento sono i cani che soffrono di più dell'abbandono. Ecco Erika Ballù, un beagle di un anno da reggere nella categoria media. Ne facciamo un applauso a Ballù? Ti piace? Sì che mi piace. Adesso devi metterti davanti al tavolo della giuria, così i nostri sei giurati lo guardano e possono esprimere il loro giudizio, che vi ricordo è insindacabile. Vi diamo anche ad Erika e a Balù l'attestato con la foto da ritirare nei prossimi giorni presso il fotostudio Carnevale in via Margherita per personalizzare. Balù è un po' acrobatico? Intanto si può preparare il numero 20. Eccoli là, numero 20. Numero 20 si chiama Thomas J.A.J., Cocker Spaniel inglese, 3 anni, medio, condotto da Pasquale Zangaro. Ecco, il Cocker è molto veloce. Il Cocker è una razza di cane da caccia, selezionata originariamente per la caccia alla beccaccia, è un ottimo nuotatore, è adatto al lavoro in palude, ha un carattere allegro e una coda dal movimento incessante. Eccolo qui, facciamo un applauso a Thomas J.A.J. Eccolo che il padrone lo mette in posizione, pur non essendo una gara agonistica, appunto ho vinto a prenderla come un gioco, come una giornata per stare insieme. Appunto noi con questa giornata vogliamo lanciare un messaggio di affetto ai cani contro l'abbandono. Appunto i cani, come diceva il Presidente, non sono giocattoli, ma sono veri e propri esseri umani che fanno parte della nostra famiglia. Andiamo avanti, il numero 21. A chi? È una Akita Inu di 10 mesi, taglia media, condotto da Pamela Ruggeri. Eccola qui, una bella bimba con una tinta. Facciamo l'applauso alla nostra piccola. Eccola, di là, di là. Allora, la Akita è una razza giapponese di cani da lavoro, è una razza antica. E anche è diventata famosa per il film Hachiko, che divenne famoso in tutto il mondo per essere stato devoto al padrone fino alla morte. La Akita ha quindi un simbolo di fedeltà per tutta la nazione. Eccola qua, la Akita insieme a questa bella pippa. Dai, vai, vai vicino alla giuria. Facciamogli un applauso perché sono timide, sia il cane che la bambina. Attenzione! Allora, bimba, facciamogli fare un giro al tuo bel cane? Ve lo facciamo fare? Vai, vai! Ecco che la tira. Allora, vieni qua, tu, vieni vicino a me. Come ti chiami? Come? Aspetta che ti prendiamo il microfono, andiamo, andiamo. Andiamo. Allora, questa bella bimba come si chiama? Oggi Chiara non va niente. Come ti chiami? Chiara. Gli vuoi bene il tuo cane, Chiara? Sì? Tanto. Allora ecco che il tuo cagnolino si fa una foto. Ci mettiamo anche Chiara vicino. Sì, per la gigantografia. Il fotografo è là. E gli diamo i gadget e gli attestati. Sì.
paura di Chiara. Eccolo qua, Akira, una Akita Inu di 10 mesi con la sua piccola padroncina e i gadget. Allora andiamo avanti, che i cani ancora sono numerosi. Numero 22, Giada Rottweiler Nano di 4 anni, taglia media, condotta da Vincenzo De Domenico. Prego, facciamogli un grande applauso a questa particolare razza di Rottweiler, che è più bassa e più piccola rispetto agli altri, ma comunque conserva in esso le sue caratteristiche. È un cane tranquillo e obbediente, addestrabile e coraggioso ma indipendente. È un cane molto forte e percepisce 7 volte eventuali minacce territoriali. Quindi attenzione a non stuzzicare Rottweiler, perché per proteggere il suo territorio, il suo padrone, potrebbe anche attaccarvi. Io inizio a sgorarmi. Eccola qua, facciamo un grande applauso. Io mi sposto. Eccola qua, Giada, attenzione, non vi fate male. Eccola qua, che Giada siede vicino alla giuria. Oggi i microfoni non vanno. Allora andiamo subito avanti. Numero 23, Jack Cocker Spaniel di 1 anno, condotto da Maria Teresa Antonia De Luca. Numero 23, Jack. Non c'è Manuel? Ah, ma non vuole camminare, è pigro. Grazie alla nostra Giada Rottweiler Nano. Ma Maria Teresa, prova a appoggiarla per terra. Non vuole camminare? No, è stanco. Giuria, non vuole camminare? È timido. Però Maria Teresa, se lo abitui così, poi si vuole sempre essere in braccio. Il cocker è un animale, è un cane da caccia, che però in questo caso è diventato un simpatico peluche della sua padroncina. Facciamogli un applauso a Maria Teresa, che lo sta conducendo in braccio. Ma cosa? È pesante. Eccolo qua, le dita da cani. Dita da cani, Maria Teresa, fagli fare un giro. Faccio vedere come cammina. Sbagliate possibili, ma purtroppo poche possibilità. Si tiene stretto quel poco che ha, tra povertà e criminalità. Come fortuna sui piedi con cui corre lontano dai vicoli busa, che non può commettere gli errori a più. Ah, sa camminare, è pigro, sta pigro. Se non ha morto, ogni giorno rivive il suo sogno. Allora, facciamogli la foto. Eccola qui, assestato. Il suo presidente gli dà la foto, gli dà i gadget. E noi, mentre Maria Teresa fa la foto, andiamo avanti. Numero 24, Siberian Husky, si chiama Willy, 2 anni, Ivan Ciccio. Facciamogli un applauso al nostro Husky. Grazie Maria Teresa e al suo padre. Siberian Husky quest'anno hanno partecipato in massa. Abbiamo ben 3 esemplari, di cui 2 della taglia media e 1 della taglia cucciola, appunto perché aveva meno di 8 mesi. Numero 24, in questo caso è un maschio. Si mostra alla giuria, gli altri sono cani che si prestano molto a queste competizioni, quindi sono anche dei cani artisti. Bene, diamogli i gadget. La Husky femmina aveva gli occhi più azzurri, lei ce l'ha più scuri. Bene, grazie a Will. Sì, numero 25, Labrador, 11 mesi, taglia media, Roberto Bette. Sospiro,
la sua indole buona e carattere facile di apprendimento per rendere adatto a qualsiasi tipo di addestramento. E adesso alle persone non vedenti essere posto in acqua alla ricerca di persone. Eccolo qua, anche per il nostro Labrador, siamo nella taglia media, la coccardina, i gadget della trainer e la fotografia. Allora, chi c'è là? Chi sono? Ma le donne incinte non possono partecipare? Ma chi sono questi qua? Chi sono? Ma non si picchiano gli animali? Ve lo facciamo un applauso a questo maleducato? Sei un maleducato, Emanuele. Allora, cambiamo, andiamo veloci perché siamo quasi alla fine, giuro, siamo quasi per arrivare. Iniziamo con la categoria grandi, adesso vedete dei veri e propri cagnoloni. Si chiama Marvin, è un pastore tedesco medio di 2 anni, condotto Giuseppe Oliveto. Facciamogli un applauso, il pastore tedesco è tipo impressionante. Io non l'avevo scusato. No, di fare un giro così possono ammirarlo, perché Marvin ha un grande viso, vero? Ci sono delle bambine laggiù. Quello che si mostra alla giuria, Marvin è il primo concorrente della taglia grande. Vi piacciono i pastori tedeschi? Pastore tedesco è un cane della buona muscolatura, un carattere equilibrato, un carattere dei nervi saldi, sicuro di sé, un'indole tranquilla, docile ma con buona combattività. Ecco anche per il nostro pastore tedesco di 12 anni il gadget e la foto ricordo. Grazie, facciamogli un grande applauso a Marvin che ha sentito l'odore dei croccantini e va verso i gadget degli altri. Eccolo che scende. Adesso è il momento di un cane veramente vigoroso. Un cane che entra da questa parte. Si chiama Igor, ha 6 anni ed un cane corso, condotto dal padrone Paolo Cara. Prego Igor, facciamogli un applauso forte. Con Lorenzo Cara, non c'è il figlio Paolo, c'è Lorenzo. Mi piace Igor, visto come è grande, bimbi! Facciamogli un applauso grande come lui a Igor! È un vero e proprio gigante, una razza canina molossoide, un cane rustico, vigoroso, energico, intrepido ed equilibrato ma fiero, è affettuoso con il suo padrone, il nostro Lorenzo, e diffidente nei confronti degli estranei. Quindi attenzione a non far arrabbiare Igor, perché se è toccato Lorenzo, Igor vi assale, quindi attenzione a non toccarlo. Eh?
I cani sono tutti buoni, però. Eccolo qua, il nostro gigante, Igor, facciamogli un applauso. Un cane corso, taglia grande, di 6 anni. Giuria, mi stanno scaricando le batterie, in tutta la sua maestosità, anche per Igor l'attestato. Lorenzo nei prossimi giorni passa da foto Evale per ritirare la gare alla... poi tutto scarico da applicare all'attestato. Vai, andiamo avanti, grazie a Igor. Andiamo avanti con il numero 27, Hunter del Colle della Guardia, un Doberman maschio di 1 anno. Eccolo qua, facciamogli un applauso al nostro Doberman taglia grande. Un cane elegante, maestoso, dal pelo lucido. Il Doberman è un cane pacifico e socievole, ma suscettibile. Infatti non attacca mai per primo. È affettuoso e attento e curioso, molto coraggioso. È un cane di taglia medio-grande, è atletico e slanciato. Un fisico muscoloso, ma complessivamente leggero. Non deve dare mai il suo fisico pieno di pesantezza. Ha una pelo lucido. Eccolo qua che si mostra. Ti piace il Doberman, Emanuele? È il tuo cane preferito? Il padrone, la padroncina si chiama la signora Annalisa Rumori, però credo che sia suo figlio. Adesso ci facciamo dire come si chiama. Lo ringraziamo per aver portato qua questo bellissimo esemplare di Doberman. Si chiama Hunter del Colle della Guardia, 1 anno, Doberman. Facciamogli anche per il nostro cucciolone un grande applauso e la foto per il concorso. Quindi votate tanti per fargli vincere la gigantografia. Emanuele, tu la vuoi la gigantografia? Piccola ed Emanuele. Ti siedi? Vieni qua, vieni. Allora, facciamo uscire il nostro Doberman, sposto, facciamolo uscire in modo tale da poter chiamare il numero 28, anche se arriva un cagnolone, accomodati, numero 28, Trapper American Staffordshire Terrier di 15 mesi, taglia grande, condotto da Andrea Salamini. Facciamogli un applauso, eccolo qua, America Staffordshire Terrier, si chiama Trapper, e dà l'impressione di essere un cane molto forte rispetto alla sua taglia. È proporzionato e muscoloso, agile ed elegante. Il suo atteggiamento esprime dinamismo e prontezza. Ha una grande sicurezza di sé. È un cane molto coraggioso, impavido e guerriero, un ottimo cane da guardia. Quindi se tu nel caso devi avere una guardia, puoi prendere un Staffordshire Terrier. Ma cos'è questa sedia? Vi piace la poltrona? Eccola qua, il nostro Trapper, facciamogli un applauso. Pubblico, siete stanchi? Anch'io. Eccolo qua, questo cagnolone che si fa una foto, ha una posa quasi statuaria, anche per lei gadget, anzi per lui gadget, la padroncina è donna, è la fotografia. Emanuele è seduto su una poltroncina, ma l'avete vista cos'è questa poltroncina? Numero 29, Ambra, tito americano, 1 anno, Salvatore Burcaro. Facciamogli un applauso. Akita americano l'abbiamo già visto poc'anzi nelle altre categorie. Questa volta è un cane di taglia grande, costruzione solida, ben equilibrato, con molta sostanza e ossatura pesante. La testa è massiccia, ampia e triangolare, gli occhi neri, marroni, il muso è largo, profondo e con tartufo largo e nero. Estremamente intelligente ed amichevole, attento, pronto, dignitoso, docile e coraggioso. Facciamogli un applauso.
a questo meraviglioso achitta americano. Anch'io voglio di sedermi, posso sedermi? Picchia questa sedia? Non gli piace? Foto ricordo, siamo per finire, siamo quasi alla fine, amici, tenete duro che abbiamo quasi finito, mancano solo due cagnoloni. Ringraziamo la nostra Kipa. Ah, stanno per scadere la vendita dei biglietti. C'è Anna che vi venderà il biglietto per la Riffa. Gentilmente alzate la mano, se no non vi vede. Allora, numero 30, Marley, Rotti Dog Bordeaux di 11 mesi, taglia grande, condotto da Forcini di Antonio. Eccolo qua questo bel cagnolone, facciamogli un applauso. Inizia a farsi sentire. Eccolo qui, Rotti Dog Bordeaux, una razza canina molossoide di tipo dog, originari della Francia, un cane docile con il padrone, discreto e non invadente come tutti i molossi molossoidi, abbaia solo quando è necessario. Ah, si sta fermando? Vai Marley, facciamogli un applauso di incoraggiamento, perché Marley è un cane molto pacifico, molto tranquillo, quindi ha voglia di qualche applauso di qualche bambino. Eccolo qua che arriva il nostro gigante. Vi piace, bimbi? Sì o no? Proprio cagnolone che si mostra alla giuria. Allora signori, fra poco, fra un paio di uscite, la giuria si ritira per deliberare e scopriremo quali sono i cani che hanno vinto il premio miglior meticcio, miglior cucciolo, miglior taglia grande e miglior taglia media, e avremo intervento del nostro veterinario Davide Esposito, che ci parlerà appunto di una problematica che affligge i vostri amici a quattro zampe. Siamo alla fine. Eccolo qua Marley, la foto. Sì? Marley? Sono timidi. Stato quella foto da ritirare nei prossimi giorni al fotostudio Carpale in via Margherita a Rossano. Marley. Grazie a Marley e al suo padrone, e chiamiamo intanto il numero 31, Filiberto, un San Bernardo di un anno, taglia grande, condotto da Tarantino Paola Ismael. Ehi, che accoglienza! Facciamogli un applauso, ma vedo che già vi piace! Un vero e proprio gigante, San Bernardo sono in assoluto la razza canina tra le più conosciute al mondo. Come tutti i molossoidi, è sempre molto attaccato al proprio padrone e a coloro che considera amici. È dotato di una struttura estremamente poderosa. Ecco qua, un vero e proprio gigante. Vi facciamo un applauso, vi piace, bimbi? Il San Bernardo è riuscito a risvegliarli. Facciamoci la foto. Filiberto è l'ultimo cane dell'ottava edizione della mostra cinofila. C'è qualche cane che scalpita, magari è stanco. Prova, prova, questo funziona. Io... Eccolo qua il nostro gigante buono che si fa guardare dalla giuria, è il San Bernardo, uno dei cani più famosi al mondo, che è l'ultimo esemplare in gara
per la ottava mostra cinofila del Prologo Rossano. Grazie alla sua padrona e a questo bellissimo cagnolone. Facciamo un applauso per tutti i cani e per tutti i padroni. Io stasera sto perdendo la voce, lo sto facendo per onore del dovere, ma stasera non vedo l'ora di andare a bere un bel bicchiere d'acqua e andare a mangiare qualcosa. Allora, adesso si conclude ufficialmente la mostra cinofila. Adesso la nostra giuria, presieduta da Saver Cersosimo, si ritira per deliberare e per fare i conteggi di quella che è la nostra... per scoprire chi ha vinto, chi ha vinto. Quindi invito la giuria, si sente? Ti do quello buono, perché qua... Scusa un attimo, mi dovete dare la licenza di salutare un delinquente di un paese qui vicino. Si sente, Saverio? È un delinquente. Abbassa per un semplice motivo. Io vorrei conoscerlo di persona per prenderlo a schiaffi. Che è successo? Questo signore ha abbandonato un cucciolo, ma vi dico delle sette bellezze, bello veramente, chiuso in uno scatolone e lasciato in campagna. Questo vigliacco, se è qui presente o conoscete qualcuno che abbia un bolognese il cane, gli dovete dire che un uomo da quattro soldi, lui non vale nulla. Diteglielo a nome mio, gliel'ha detto il presidente della giuria di questa manifestazione. Uomo da quattro soldi, lasciare un cane chiuso in uno scatolo, il che significa destinato a morire. Prima ci ha giocato con i figli e poi l'ho andato a portare in campagna. Scusatemi per questa mia, purtroppo considero, vi dico, non l'avevo sullo stomaco e vorrei che questa arrivasse al suo orecchio per dirgli chi è, e glielo direi di persona. Grazie, scusatemi, ci vediamo fra poco. Noi condanniamo questo gesto infame, perché non si fa. Io qui con me è padre Ralph di Uccelli di Rovo. No, chi sei? Veloce. Padre Luigi! Vai, applauso, padre Luigi! Prega per noi! Padre Pesacci si sono venuti! Pure io ho saputo di questo cane abbandonato! E cosa facciamo, padre? Non si fa, non si fa! Non si fa! I cani si portano già a chiazzi! Non abbandonato in mezzo a un cartone di carta! È giusto? No! Ok! Io voglio salutare tutti i cagnicelli che sono venuti qua oggi. Andiamo sotto la luce, tutti, padre. Uno ciascuno. Sono stati uno più migliore dell'altro. Più migliore, esatto. Alle 8:30 vi aspetto alla chiesa Tre Besaccis, che vi farò la benedizione con tutti i cagnolini. E ringrazio Stefania Schiavelli per avermi invitato e Federico Smurris. Un applauso a Stefania e Federica! Ma padre, padre! Organizzatore! Grazie! Padre, per lei abbiamo un regalo da mettere nella sacrestia. Da sacrestia? Da sacrestia, grazie. Sì, insieme alla perpetua. Allora, abbiamo per noi, per la baraonda di Gennaro Magno, con il cabarettista Emanuele Magno, che sta portando in alto la memoria del caro zio Gennaro, una bellissima targa ricordo. Glielo facciamo un applauso? Io sono stanca di chiedere applausi, fatemeli da sole, per favore. Fatemi tornare a casa con il rumore delle vostre mani nelle orecchie. Grazie. Grazie, questa targa adesso la porti a casa tua oppure a zia Rosaria. Tutto ciò che facciamo lo facciamo per zio Gennaro. Solo per zio Gennaro. Vi aspettiamo sabato, non questo, il prossimo, il 23 agosto. Facciamo uno spettacolo comico cabarettistico su questo palco. Tutto gratuito, dalle 9 in poi 2 ore di spettacolo. Applausi chi li offre? Li offre il comune, gli applausi, non vi preoccupate. Grazie a Stefania e grazie a Federico. Io prego, grazie a te della tua vita. Buona serata. Ci vediamo il giorno 23. Grazie. Ciao Emanuele, grazie. Allora, gli applausi in questo caso li offre la Proloco e facciamo un grande applauso per il veterinario Davide Esposito, che ci parlerà di alcune problematiche inerenti alla salute dei vostri amici a quattro zampe. Davide, andiamo sotto la luce, se no non ci vedono perché è scurata. Ok, innanzitutto buonasera, volevo fare un applauso ovviamente alla Proloco e al presidente Federico Smurra per l'ottima organizzazione. Vorrei allacciarmi innanzitutto al presidente Cersosimo per l'opinione
che riguarda, è una questione soprattutto Calabria, Rossano, c'è qui l'istituzione anche comunale, l'assessore Alfieri. L'abbandono è un problema che c'è da diverso tempo, qualcosina in più si è fatto, però c'è ancora tanto da fare. Un aspetto importante è innanzitutto... Avvicina il microfono, Davide. Avvicina proprio dentro la bocca, sì, mangiati. Innanzitutto è la sterilizzazione delle femmine, perché è il primo step fondamentale per abbattere drasticamente il fenomeno del randagismo. Quindi cerchiamo un pochettino di dare un contributo, chi più, chi meno, tutti, assolutamente. Ci sono diversi volontari ovviamente che combattono quotidianamente con questo problema che attanaglia giorno dopo giorno, quindi questo. Per quanto riguarda, diciamo, da un punto di vista medico-sanitario, la gestione del nostro cucciolo parte soprattutto dai primi mesi di vita. I primi mesi di vita sono importanti poiché il cucciolo somatizza quello che è il suo proprietario e anche chi gli sta attorno. Importante è trasmettere l'amore, perché il cucciolo ricambierà l'amore e mano a mano che diventa grande passiamo a quell'altro, diciamo, aspetto, che è nel senso dell'obbedire ai comandi. Quindi sono due aspetti da considerare, amore da impartire e poi successivamente l'obbedire del cane. Da un punto di vista, sempre rimaniamo nell'ambito sanitario, dobbiamo prima cosa di tutto considerare l'alimentazione, un'alimentazione sana, equilibrata e bilanciata che parte dallo svezzamento intorno ai 25 giorni. Ci sono soprattutto dei protocolli vaccinali da dover seguire, considerando le due malattie infettive principali che sono la gastroenterite emorragica e il cimurro, che la maggior parte delle volte possono portare anche a morte. Quindi basta una semplice attenzione per non far venire a contatto il nostro amico a quattro zampe quando è piccolo con cani grandi, e allontanare soprattutto dalle deiezioni. Un'altra cosa da dover considerare è la microcippatura, ripercorrendo sempre il fenomeno del randagismo. Microcippare il cane è sempre un atto d'amore, serve per identificare, perché quel cane appartiene a una data persona, e se malauguratamente si perde, sia se arriva al canile comunale o anche a un veterinario privato attraverso una banca dati dell'anagrafe canina regionale, riusciamo a individuare il proprietario, a richiamarlo, e ovviamente ritorna a casa propria. Poi se c'erano altre domande... No, ti ho fatto parlare liberamente, sì, così da poterti esprimere. Quindi l'alimentazione è importante tanto quanto per le persone. A dire la verità, sono stati fatti veramente passi in avanti per l'alimentazione. Ormai se entriamo in un negozio per animali troviamo anche l'alimento specifico per la razza. Quindi se vincete il secondo premio della Riffa potete scegliere la razza di Noè. Sì, ormai sì, ci sono ditte mangimistiche che investono tanto su questo, per il benessere dal punto di vista alimentare e soprattutto per la crescita. Okay. Parlavamo col presidente Cersosimo, soprattutto ovviamente l'alimentazione è importante, perché vediamo anche all'esterno, diciamo, la cute, una cute comunque molto lunga. Sì, si riflette anche sulla pelle. Ok, grazie Davide, il tuo intervento quest'anno, stai con me, il tuo intervento quest'anno è stato prezioso. Davide da 2 anni collabora con la Prologo, facciamogli un applauso, anche per Davide una targa. Alfonso, Toni, ce la fate una foto con il nostro veterinario? Una foto ricordo per quella che è il secondo anno di collaborazione con il veterinario Davide Esposito. Ecco i nostri fotografi che appena li chiamo arrivano. Fotostudio Carnevale, Viale Margherita. Invece l'avvocato Arcovio vi riceve in piazza Cide dei Gasperi. Dove sei? Alfonso vi riceve a casa. Ecco, è tutto un programma. Andiamo avanti con il saluto dell'assessore Rodolfo Alfieri, assessore all'ambiente e agli affari generali del comune di Rossano. Prego assessore, facciamogli un grande applauso, perché questo è il primo anno che vi abbiamo qua con noi. Io so che voi siete un grande appassionato di cani, di sport, vero? Sì, grazie. Avvicinate assessore. Io saluto tutti i partecipanti a questa meravigliosa manifestazione. E sì, anch'io sono un amante di cani, ho amici con i quali dividiamo una passione
quella della caccia, quindi frequentiamo molto l'ambiente e diamo sempre bene i conti. Noi come amministrazione stiamo attenzionando un fenomeno che purtroppo è sempre dilagante, il randagismo. Il randagismo purtroppo ha raggiunto dei livelli di guardia ormai anche per l'unità del cittadino. Come no? È un cane randagio, un cane che si riservatichisce, è molto più feroce di quello che nella favola della storia, cioè del lupo, che attacca solo per vivere, certo, per sopravvivere, non per l'aggressività che si acquisisce in questi tipi di esemplari. Noi come amministrazione abbiamo istituito, e entrerà subito in vigore, subito dopo l'estate, l'anagrafe canina comunale, che significa che ogni cane sarà censito grazie all'ausilio dell'Ampano, con la quale abbiamo stilato un protocollo d'intesa. Ogni cane sarà censito in modo che sarà monitorato dalla nascita fino alla morte. Quindi un'anagrafe come quella per le persone. Esatto, un'anagrafe come quella delle persone. Inoltre abbiamo un canile, uno tra i migliori canili della zona, perché ben tenuto, a norma di legge, e che purtroppo presenta una popolazione molto numerosa. Anche per questo aspetto stiamo valutando di dare in adozione un cane. Ovviamente saranno cani selezionati, cani che possono essere dati in adozione, e colui il quale prenderà in adozione un cane avrà un beneficio da parte del comune per uno sgravio fiscale su una tassa. Ah, quindi ripetiamo perché il microfono. Allora, cittadini che pagate le tasse, esatto, se avete i cani e volete adottarne uno, il comune, adottandone qualcuno del canile comunale, potrebbe beneficiare di uno sgravio fiscale. Quindi vi trovate un amico e me lo passa. Si dice adotta un cane, è in fase di progettazione, ma credo che la porteremo a compimento nel prossimo autunno. Ottima idea. Andremo sicuramente a dare un sollievo alle casse comunali, perché i cani vengono tenuti così bene che purtroppo hanno un costo notevole, ma nello stesso tempo diamo anche la possibilità a chi ne vuole farne uso, per un cane, un amico in famiglia, perché ricordate che il cane forse è l'amico più sincero che l'uomo può avere vicino. È vero. Grazie assessore, grazie, complimenti per questa iniziativa. Assessore, state qua vicino a me, perché anche per lei, ma per tutta l'amministrazione comunale che ci ha inserito nella 22esima edizione della Estate Rossanese, c'è un riconoscimento, una targa da mettere nel suo studio, nel suo ufficio, e da conservare il ricordo di questa giornata. Grazie assessore Rodolfo Alfieri. Allora, adesso Lampana non c'è. Allora, dell'Ampana, Ampana Epa, Cataldo Carrozza, c'è? No. Allora, continuiamo con un altro partner della nostra iniziativa, si chiama Mario Ioeli dell'Arca di Noè. Glielo facciamo un applauso al nostro Mario, che ha messo in palio il buono sconto della riffa. Allora Mario, benvenuto, a te subito. Vuoi dire due parole? Un saluto. Incoraggiatela Mario, che timido. C'è poco da dire, ci siamo divertiti, è una giornata per i cani, per i cuccioli, per i nostri amici a quattro zampe. Spero che vi siate divertiti e all'anno prossimo. Grazie Mario, preciso e conciso, perfetto. Allora, grazie anche per Mario una targa. Mario oramai ha una bella collezione di targhe nel suo negozio, Arca di Noè. Ha una bella collezione perché collabora da ben 8 anni. Prendo anch'io nella foto, così la roviniamo. Perfetto, grazie Mario, andiamo avanti. Allora, adesso mi servono 2 bambini, possibilmente piccoli, innocenti. Ci sono Allora, ci sono 2 bambini che vogliono salire qui vicino a me? Non lo vedo, signora, fatelo salire. Ma mi serve piccolo piccolo, adesso mi serve una bambina però più piccola, una bella bimba. C'è una bella bimba che deve estrarre la riffa, quindi il bambino lo abbiamo trovato, la bambina, le bimbe sono timide. Eccola, bella bionda, eccola qua, vieni, vieni su, vieni su. Ciao, tu come ti chiami? Claudio. Claudio, quanti anni hai Claudio? 10. Ti piacciono i cagnolini? Sì. Sì, ce l'hai?
Quanti ne ha? Due. Due? Bene. Anche tu potrai avere lo sgravio fiscale. Chi è questa bella bimba con gli occhi azzurri? Danila. Gli facciamo un applauso a questi due belli angioletti? Vi siete divertiti stasera? Sì. Qual è il cane che ti è piaciuto di più, Dani? Qual è il tuo cane preferito? Dalmato. Il Dalma? Il? No, tutti gli piacciono, Danila, tutti. Allora, siete pronti per estrarre il premio? Allora, parlavo della riffa, si vince... Prima teniamo alla luce che... Allora, si vince un tablet come... Chi è più piccolo? Quanti anni hai, Danila? 6 e mezzo. Allora, il primo premio lo facciamo estrarre a Danila, che è la più piccola. Primo premio... Allora, il secondo lo facciamo prendere a lui che è più grande, il primo a lei che è più piccola. Partiamo dal secondo per fare un po' di suspense. Allora, secondo premio, che è un buono sconto presso l'Arca di Noè, un negozio di animali, lo estrae il nostro Antonio. Allora, Antonio, metti la manina là dentro, mescola e vedi tu a chi esce. Facciamo parola. Antonio, fallo vedere questo biglietto che lo apri. Claudio, perdonatemi. 39. Che serie? Serie B, numero 39. Leggi il nome. Tommaso Figoli, c'è? Tommaso Figoli non c'è. Allora lo conserviamo, così glielo diamo, poi glielo telefoniamo. Eccolo qua. Tommaso Figoli vince il secondo premio, che è un buono sconto. Quindi tu ti chiami? Claudio, perdonami, c'è la stanchezza, sto parlando dalle 5 di oggi pomeriggio, anziché oggi ne ho fatte di meno. Allora, andiamo avanti con questa bella bimba che estrae il primo premio, che è un tablet. Quindi adesso fai una bella mescolata forte e vedi chi, e facci vedere chi vince. Eccola qua. Oh, facciamo la ola. Chi ha vinto? Numero 59, serie C, Marco Capasso. C'è? Avete vinto voi? No, fallo vedere al fotografo. Ecco il tablet. Tablet della Troni. Marco Capasso vuol dire che lo chiameremo. Allora, Federico, glielo facciamo un regalino ai nostri due amici? A Claudia e a Danila. Adesso vi facciamo un bel regalino. Adesso ci sono due bellissime coccardine. Uno per la bimba e uno per il bimbo. Facciamogli un grande applauso a questi due bambini che sono stati così gentili da salire qui con noi. Fatela vedere, così anche voi potete andare a prendere la fotografia da Fotostudio Carnevale. Un bel sorriso per la stampa. Ok, grazie. Voglio ringraziare gli sponsor Sudgas, 3G Ceramiche, sponsor tecnico Trainer, Corallino Ottico, Bar Gelateria Esso, Geoguida, Porto Romana, Capani Gelateria, Sisal Match Point, Yogurtlandia. Grazie alla serigrafia di Graziale Fosse, alle forze dell'ordine, all'Atena Cartolibreria ed AR Service. Grazie ai nostri fotografi, grazie all'Arca di Noè, alla Baraonda, grazie a tutti, insomma. Allora, ci siamo? Sì. Allora, partiamo, accendiamo un po' di musica però mentre facciamo la premiazione, un po' di musica per creare la suspense, come si dice? Suspense, l'orario al fondo. Allora, premieremo il miglior meticcio, il miglior cucciolo, il miglior taglia piccola, media e grande. Partiamo con i meticci. Vince il trofeo dell'ottava edizione della mostra cinofila Un giorno a quattro zampe della Proloco Rossano, categoria meticci, numero 33, Leo, età 2 anni, proprietario Falcone Francesca. Leo, facciamogli un grande applauso. Eccolo qua, il meticcio di 2 anni, Leo, vincitore, miglior meticcio che vuole risfilare, oramai è una star.
Facciamo un applauso al vincitore della categoria dei bici del 2014, ottava edizione. Per lui c'è l'attestato di miglior maticcio e una coppa di ricordo. Allora, eccolo qua, complimenti! Allora, premia Leo, numero 33, meticcio, lo premia. Da chi lo facciamo premiare? Dalla giurata. Dalla giurata, eccola qua. Facciamogli una foto. Grazie, grazie Leo e complimenti a lui e alla sua piccola padroncina. Piccola. Grazie. Ecco il presidente che torna. Saverio, ti vediamo stanco. Ok, passiamo a categoria cuccioli. Categoria cuccioli vince il trofeo di miglior cucciolo dell'edizione 2014, ottava, mostra cinofila, un giorno a quattro zampe, numero 7. Perla, cucciolo di Siberia Raschi di 2 mesi, portato da Elisabetta Scaldaferri. Facciamogli un applauso a questo piccolo batuffolo che si chiama Perla. Eccolo qua, elegantissimo, Siberia Raschi, categoria cuccioli, che andava dagli 0 agli 8 mesi. Il cucciolo di Siberia Raschi, 2 mesi, Elisabetta Scaldaferri. Facciamole un applauso di incoraggiamento, siamo alla fine, vi prometto che fra 10 minuti saremo tutti a casa a mangiare una bella pizza. Eccola qui che gioca con il suo guinzaglio. Ciao, premia questo bellissimo husky. Chi lo premia? Lo premia un altro membro della nostra giuria. Vince l'attestato, che questo è personalizzabile con la foto, insieme alla coppa. Vivacis, che è uno dei cani più curiosi. Ecco qui che si mette in moto. Complimenti anche alla padroncina. Facciamo un applauso, secondo premiato della nostra manifestazione. Ecco, Perla ha preso gusto a farsi fotografare. Allora, andiamo avanti, vincitore della categoria taglia piccola, ottava edizione, mostra cinofila, un giorno a quattro zampe, prologo Rossano, vince per la taglia piccola il numero 16, Ettore, un carlino di 18 mesi, condotto da Maria Ottone. Vince, taglia piccola. Eccolo qua che sta arrivando, il carlino nero, facciamogli un applauso che si era un po' perso, era stanco forse. Eccolo qua che arriva insieme alla sua conduttrice, Maria Ottone, numero 16, Ettore Carlino Nero di 18 mesi, maschio. La stanchezza proprio si sente. Eccolo qua. Eccolo qua, una bella foto. Presidente, presidente, bisogna premiare il nostro cucciolo nel senso piccolo. Premia il tagliapiccolo. Un altro è a Serafino De Luca. Eccolo qua, facciamogli un applauso per il vincitore della taglia piccola 2014. Eccolo qua. E facciamo una bella foto perché questa poi va sull'attestato. Quindi bisogna prendere bene. Ecco qua, grazie. Ettore, un'altra? Eccola qua, grazie Ettore e grazie ad Anna Maria, la sua padroncina. Bene, iniziamo a
scoprire le ultime due carte. Passiamo alla taglia media. Vince la categoria taglia media dell'ottava edizione, una mostra cinofila, un giorno a quattro zampe, il numero 17, Samuel Lecky Mother, Siberia Husky di 30 mesi. Eccola che arriva il galoppo. Quest'anno gli Husky sono andati veramente forti, facciamogli un grande applauso. Lei è più grandicella di quella che ha vinto nella categoria cuccioli. Eccola che Aden, la chiamiamo semplicemente Aden, anche se il nome del pedigree è molto più lungo, Siberia Husky, 30 mesi, portata dal suo padrone. Eccola qua che si fa la foto. Premia la taglia media un altro membro della giuria. Eccolo qua, un piccolo ricordo da riportare a casa, perché loro sono qua in vacanze. Adele, facciamoci una bella foto, che per poi questa la metterai sull'attestato di migliore esemplare, perché adesso avete due attestati. Vengo anch'io perché ogni tanto. Ecco Adele, guarda, chiamatela. È incuriosita. Eccola qua, grazie ad Adele e al suo proprietario. Grazie. Ultima categoria ad essere premiata è la taglia grande. Taglia grande, abbiamo visto dei veri e propri giganti dei veri e propri giganti di cani. Vince la categoria taglia grande, ottava edizione, mostra cinofila, un giorno a quattro zampe, Prologo Rossano. Poi voglio un po' di ola, facciamo Alfonso. Vince numero 29, Ambra, Akita americano di un anno, Portiero Salvatore, il conduttore. Facciamogli un applauso a questa bellissima Akita. Siamo tutti quasi alla fine. Tutti al centro. Adesso la premiamo tutti quanti insieme. Una Akita americano 29, numero 29, Ambra, una che verrà premiata da tutta la giuria, dall'amministrazione comunale, dal team eclettico ed efficientissimo della Prologo Rossano. Facciamoci questa bella foto ricordo, e poi questa la voglio stampata anche io, Tony. Io metto. Ecco coppa. Passiamo più avanti, la coppa. Io vi ringrazio tutti per aver partecipato. Tutti i padroni e a tutti ancora. Grazie. E ci vediamo l'anno prossimo.